la nostra chiamata, perché è il momento di Rivolte Arabe e dintorni. Ecco, Marco dovrebbe essere in linea, vediamo se ci risponde. Intanto chiamiamo, aggiungiamo alla conferenza anche Gianni Colacciona. Eccoci qua. Ciao Marco, come va? Bene, bene, buonasera, ci ritroviamo con i web ascoltatori. Ci ritroviamo, abbiamo avuto qualche problema prima con la trasmissione con Maurizio Bolognetti, ma adesso sicuramente non ci sarà, perché lavoriamo sul nostro account con Sky Premium, quindi non dovremmo avere nessun problema. Anche quella fa esperienza, per cui ci ricorderemo la prossima volta di attivare Skype Premium prima del collegamento telefonico a pagamento. A pagamento. Allora, favoriamo l'ingresso di Marco anche in video e vediamo se Gianni ci risponde, perché dovrebbe essere Gianni a condurre questa parte della trasmissione. Deve avere dei problemi di banda, Gianni, perché dice che non è possibile collegarsi. Sì, ma sicuramente online, perché fino a pochi minuti fa, fino a 2-3 minuti fa ci ecco, siamo proprio. Ecco Gianni che sta arrivando. Sì. Eccoci Gianni. Roberto, io ho una comunicazione di servizio che devo fare, non so come, soprattutto per questa l'appuntamento successivo con quello in chiusura, anche anzi di Claudia, la geloforia, e sto tentando una telefonata, ma non so come fare perché ci abbiamo due dirette di fila. Non saprei come rispondere e quindi chiedo Lumi se come risolvere questa situazione. Vabbè, qual è il problema? Scrivi nella chat e comunico io. Va bene, d'accordo, facciamo così. Allora ti scrivo sulla chat qui della. Intanto Marco, intanto che Gianni ci dà questa comunicazione in chat, certo. Volevo nella chat di Skype. Volevo chiederti, inizio un po' io questa rubrica Lacrime d'Amianto, poi dovrò sentarmi. Volentieri. Ieri c'è stato un importante convegno organizzato dall'Associazione Calabria Radicale, nel quale tu hai potuto relazionare sull'amianto proprio. Io adesso non conosco il dettaglio, sicuramente so che erano presenti le telecamere di TV Radicale e che quindi avremo questo importante contributo presto sul nostro sito pubblicato, e quindi i nostri web spettatori potranno gustarselo. Però se ci sintetizzi un pochino quello che era il tema dell'incontro e su cosa tu hai relazionato esattamente, visto che la tematica dell'amianto è una tematica molto vasta. Molto volentieri, Roberto. Allora, ieri eravamo a Melicucco in provincia di Reggio Calabria e Carmelo Impusino, ecco, che è un iscritto di Calabria Radicale, che ha organizzato nel suo comune di residenza questo incontro pubblico sull'amianto. È un po' un ciclo di conferenze che da mesi come Calabria Radicale tengo in giro in vari comuni, ne abbiamo fatto già diverse, le ultime le abbiamo fatte a Reggio Bruzio, a Nocera Terminese. Poi noi mettiamo in queste conferenze anche un po' un valore aggiunto, che è quello che assumiamo queste conferenze come dei veri e propri casi, perché personalizziamo la conferenza in base al territorio. Siamo andati a Melicucco nei giorni scorsi, abbiamo fatto un giro in paese. Melicucco è un centro urbano della piana di Gioia Tauro non molto grande, e abbiamo notato che c'era stato segnalato in realtà una situazione abbastanza pesante per quanto riguarda la diffusione dei prodotti contenenti amianto. Abbiamo tenuto questa conferenza, siamo stati ospiti del municipio, quindi del comune di Melicucco. Peccato che ieri non c'era il sindaco e neanche un assessore, però sono venuti alcuni consiglieri comunali, tutti in minoranza. Ci sarebbe piaciuto ieri interloquire con loro. Poi fra l'altro Carmelo Impusino, che è l'organizzatore di questa conferenza, lui è anche segretario di un'associazione locale, un'associazione culturale, che si chiama Associazione Futura Giovani in Azione. E di conseguenza è stata un po' una trade union di più associazioni. Poi dalla sala consiliare avevamo proprio del materiale da far vedere a disposizione, perché eravamo circondati di tetti coperti di Ethernet, e dulcis in fundo c'era proprio la chiesa del paese, era in linea d'aria a un centinaio di metri, proprio vicino, no? Con due tipi di Ethernet, quindi di prodotti contenenti amianto, perché c'era una parte di questa chiesa coperta con il tetto con onduline di Ethernet. Fantastico! Il classico, esatto. No, fantastico, dico.
Fantastico. Ah, fantastico. Sì. Roberto, guarda, hai qualche problema col microfono perché ti si sente come se parlassi in una bottiglia. Ah. Quindi, dicevo, poi la chiesa è stata anche istruttiva perché invece una parte di questo tetto era coperto di tegole in Eternit, che è un altro tipo. È stato, diciamo, istruttivo giusto per dare la possibilità a chi ci ascoltava di riconoscere questi materiali. Ed è stato ancora di più istruttivo perché poi ci hanno informato che questa chiesa è stata completamente ristrutturata all'interno e in più con un contributo da parte del comune. Quindi la cosa è un po' comica perché dici, vabbè, hanno ristrutturato, hanno pensato a tutto, hanno pensato al bello, a salvare gli stucchi, a rinnovarlo, tutto quello che c'era in questa chiesa qua, però non hanno pensato di bonificare l'amianto che poi va ad ammorbare, ad appestare un po' tutto il paese. Perché il problema, io lo dico sempre, l'abbiamo visto anche nelle precedenti puntate, ne ho parlato diffusamente, no? E il problema dei prodotti contenenti amianto, e oggi in Italia il problema è concentrato più sull'Eternit che ricopre i tetti, sulle tubazioni, sui cassoni che raccolgono l'acqua, questi sono, diciamo, i 3-4 prodotti più diffusi. E il problema è quello che questi materiali sono esposti agli agenti atmosferici e di conseguenza che cosa succede? Col passare degli anni la matrice cementizia che lega le fibre d'amianto, perché il cemento amianto, queste onduline di Eternit e anche gli altri prodotti, non è altro che una mescola di cemento e fibre d'amianto. Normalmente l'amianto utilizzato è quello più pericoloso, manca a dirlo, la crocidolite, che è un anfibolo, e con il passare degli anni la matrice cementizia si sfalda perché il cemento non è eterno e quindi gradualmente rilascia sempre un numero di fibre sempre maggiore. E chiediamo a Gianni se... Sì, sono operativo. Perfetto ragazzi, allora io vi lascio la conduzione. Sì. Che... No, stavo aspettando che Marco finisse di parlare. Che guiderà Gianni Colacione, e a voi la linea. Sì. Grazie. Allora, prego, grazie Roberto per il supporto. Allora, volevo soltanto, ecco, accennare molto rapidamente, a fini così un attimino riassuntivi della questione, che questo processo prevede, è un processo appunto contro i danni derivati dall'amianto a molte persone, molti dipendenti della Eternit. Ah, okay, sì, scusami, perché i web ascoltatori forse non lo sanno. Adesso apriamo la parentesi proprio processuale sull'Eternit. Sì, okay. Sì, sì. È un processo appunto contro l'Eternit Spa e in particolare vede due imputati, uno svizzero e un belga, che erano due dirigenti di questa azienda, l'uno lo svizzero di 61 anni e il belga di 87. Tra le altre cose questo processo è praticamente caratterizzato dalla presenza di un gran numero di parti civili. Sì, sì, tantissime. Il processo, fra altre, alle battute finali riprenderà. Ecco, infatti, allora aggiornaci su questo evento, poi vediamo se c'è tempo per fare domande. Riprenderà il processo all'Eternit, adesso spieghiamo, casomai c'è qualcuno che ancora non sapesse cos'è. E, allora, il processo riprende la prossima settimana, se non sbaglio martedì, poi vi aggiornerò nelle prossime puntate perché lo sto seguendo da... praticamente dal suo inizio grazie all'archivio di Radio Radicale, mano a mano che si producono le udienze. Adesso c'è stata la vacanza estiva che per i tribunali si protrae molto a lungo fino a settembre inoltrato, l'ultima udienza se non ricordo male si è tenuta il 20 di luglio e è alle battute finali perché la requisitoria da parte del pubblico ministero Guariniello è stata fatta, le parti civili circa 2000 hanno parlato tutte, 2000 sono le parti che si sono costituite, poi ci sono, diciamo, studi legali che abbracciano decine, in alcuni casi centinaia di queste parti civili, la maggior parte oltre agli enti che si sono costituiti parte civile, come è giusto e normale che sia, la Regione Piemonte, varie province, la CGL, il WWF, Legambiente, a parte, diciamo, questi qui che si sono costituiti, c'è poi dopo tutta una miriade di persone chiaramente che coincidono con ex lavoratori, generalmente o malati oppure persone che sono sopravvissute ad operai che si sono ammalati negli stabilimenti Eternit sparsi per l'Italia. Gli stabilimenti Eternit sparsi per l'Italia, cioè il più famoso, il più noto è quello di Casale Monferrato,
e poi dopo c'è Bagnoli, Cavagnolo, insomma sono 4-5 gli stabilimenti. E quindi dicevo, che cos'è l'Eternit? L'Eternit non è altro che la fabbrica dove sono stati prodotti per tantissimi anni, per decenni, fino al 1986, fino a quando non è fallita l'Eternit, e sono stati prodotti queste onduline di cemento che sono state vendute come materiale ottimo, perché uno, economico, costavano poco, due, dalle proprietà, proprio dalle caratteristiche buone per l'edilizia, cioè resistenti, leggere, isolanti, fonoassorbenti, ignifughe, per cui caratteristiche particolari. Peccato che sono state costruite con questa fibra che è generalmente la procidolite, parlo proprio nello specifico delle onduline, e che le fibre, una volta che sono aerodisperse, causano dei problemi. Che problema causa? Sono la fibra d'amianto è cancerogena. Questo ormai è un dato assodato da una letteratura scientifica, oserei dire, monumentale. E il problema principale è poi dopo la percezione di questo, poi su questo punto, su questo argomento ci siamo soffermati tantissimo nell'incontro pubblico di ieri. La percezione, che cosa vuol dire? La percezione del pericolo, no? Supponiamo che questa qui sia una boccettina contenente un gas nervino, e supponiamo di avere una decina di persone davanti a noi. Cioè, se io minacciassi di rompere per terra questa boccettina con un gas nervino, tutti scapperebbero via immediatamente inorriditi nell'intento di salvarsi, perché tutti sanno che un gas nervino è altamente tossico e che può causare, anche a dosi veramente infinitesimali, la morte pressoché immediata. Se invece di una dose di gas nervino qui avessi invece in mano un pezzo d'amianto e avessi davanti a me una decina di persone, sono pronto a scommettere che tutti si avvicinerebbero incuriositi per vederlo e magari anche per toccarlo, per cercare di capire. Perché non si percepisce questo pericolo? Non si percepisce perché respirare le polveri d'amianto, per cui respirare la fibra d'amianto, non genera un problema immediato. Prima di tutto la fibra è talmente piccola che non ci si accorge di respirarlo. Non è che uno tossisce e dice, toh, ho respirato dell'amianto, adesso devo prendere dei provvedimenti. Non ci si accorge minimamente, perché io faccio sempre l'esempio e non mi stanco mai di dirlo, perché poi col tempo, a furia di dirlo, si percepisce la cosa di quanto è grave. No, l'esempio è il famoso centimetro lineare. Allora, un centimetro è uno spazio, mi avvicino alla webcam, più o meno così, cioè veramente piccolo. In un centimetro lineare noi possiamo mettere in fila uno a fianco all'altro 200 capelli umani, oppure 1200 fibre di nylon, perché è una fibra molto più sottile dei capelli, oppure 335.000 fibre di amianto. Pensate bene, ci sono in Italia tantissimi edifici pubblici e in alcuni casi anche privati dove l'amianto è stato utilizzato come isolante ed è stato utilizzato nella forma floccata, si dice. Praticamente c'era questa mescola di intonaco fatto con cemento, con altre cose, e una certa percentuale d'amianto che poteva arrivare fino al 20-25%. Veniva letteralmente spruzzata sui muri. Allora, soprattutto, ecco, questo è un problema molto diffuso negli uffici postali di proprietà dell'ente Poste. Ad esempio le Poste ha fatto una scelta, quella di non bonificare, comprensibile anche da un certo punto di vista, perché bonificare l'amianto floccato è un'operazione costosissima, perché vanno prese, cioè se tu hai un fabbricato lo devi praticamente isolare completamente, devi creare uno spazio, diciamo un diaframma completamente con l'esterno, e raschiare tutto questo cemento amianto, raccoglierlo, aspirare tutte le fibre che ci sono e poi dopo ripristinarlo. È un intervento costosissimo. Allora si è scelto di procrastinare l'intervento di bonifica, e quindi questo ente Poste, su tantissimi uffici postali, ha preferito confinare l'amianto, vale a dire
sull'amianto floccato io lo confino, per cui vado a mettere su un pannello di cartongesso, lo sigillo e poi metto l'avviso. Attenzione che dietro questo pannello c'è l'amianto. E ecco, faccio questo esempio per far capire, no? Supponiamo che uno poi si dimentica col tempo, no? Allora dice, oh che bella questa parete bianca, però è spoglia, allora appendiamo un quadro. Forare, fare un foro e quindi poi penetrare nell'amianto floccato e generare della polvere significa sprigionare all'interno di questa, di questo ambiente non centinaia ma milioni di fibre, perché ripeto, cioè in un centimetro lineare ce ne vanno 335.000. capirete bene che tirare fuori, che ne so, 20-30 grammi di polvere significa milioni di fibre. In un ambiente chiuso significa che si aerodisperdono, non riescono a diluirsi con l'ambiente esterno, quindi ogni volta che tu stai lì dentro hai un'esposizione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha da un dato, cioè quindi non sono cose che dico io, fra l'altro io non sono un esperto d'amianto, nel senso che ne capisco d'amianto perché lo sto studiando, l'ho studiato, è una cosa che mi piace, mi appassiona. La passione mi è venuta fuori dai numeri, no? Cioè, tu incominci a vedere questo problema e dici, ah, sono morti a Casale Monferrato alcune migliaia di persone. Allora dici, ma l'amianto è un problema di adesso? Vai sui siti internet, ti imbatti nel sito del RENAM, che è il Registro Nazionale Mesoteliomi, e trovi oggi, non lo so, l'amianto è stato messo al bando nel 1992, costa la vita di 3.000 persone all'anno, solo in Italia, 3.000 persone all'anno. Poi approfondisci un po' di più e ti imbatti in un articolo di, adesso farò un macello con diciamo la cosa, la pronuncia in inglese, The Lancet, che è una rivista scientifica a livello internazionale, il quale fa una proiezione e dice, vedete, fra il 2010, nel ventennio, fra il 2010 e il 2030, nella sola Europa moriranno d'amianto 500.000 persone. Allora da lì mi è venuta la passione di approfondire, perché siccome questi sono numeri molto importanti, anzi se li dire sconvolgente, che dovrebbero far saltare dalla sedia molte persone, invece d'amianto non se ne parla mai, allora ho approfondito sempre di più. E poi ho capito una cosa, io vado a fare le conferenze, però non posso nemmeno dire che sono un esperto, perché non esistono in Italia esperti in amianto. Cioè, ci sono delle persone che per professione si occupano di un aspetto, come ti posso dire, specifico dell'amianto. Allora tu hai l'oncologo che capisce di mesotelioma pleurico, che è la malattia che generalmente deriva dall'esposizione all'amianto. E quindi poi dopo, se tu lo porti in conferenza, fai un convegno medico, e non fai capire quasi nulla al tuo uditorio. Poi ci sono i signori del RENAM, che sono quelli che hanno una panoramica un po' più generale dell'amianto, però ricordiamoci sempre che il RENAM è gestito dall'ISPELS, l'ISPELS è gestito dall'INAIL, per cui parliamo di infortuni sul lavoro, e quindi parliamo di malattie professionali. Allora se tu ti porti l'esperto del RENAM, del Registro Nazionale Mesoteliomi, a secondo la sua, diciamo, specifica specializzazione, o ti fa il convegno medico come l'oncologo, oppure ti parla di sicurezza sul lavoro. Ci sono sempre prospettive limitate, insomma, in questo senso. Esatto, persone che riescono a parlarti però a 360 gradi e far capire alla gente comune quello che è il problema, quello che ho spiegato, sì, il buco di, sì, un trapano in un ambiente dove c'è amianto floccato, rischia di sprigionare milioni di fibre, dopo tu c'è un'esposizione continua, quando l'organizzazione, ecco, ritorno al punto di partenza, perché ho fatto un po' un giro lungo per dire, per dare, sì, ricordo di Marco che devo anche porti una domanda che viene dalla chat, è molto interessante, quindi sì, fammi dire solo questa cosa e passiamo, sì, alla domanda, sì, sì, l'Organizzazione, certo, Mondiale della Sanità dice che è accettabile come soglia di inquinamento d'amianto, attenzione, qui bisogna capire bene che significa accettabile. La traduzione di accettabile è: accettiamo come società che ogni tanto a causa di questo inquinamento qualcuno ci rimette la vita. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di soglia accettabile, e soglia accettabile significa che come società accettiamo che ogni tanto qualcuno muoia, e fissa la soglia, una fibra per litro d'aria. Potete immaginare invece, cioè questo che è definito una soglia accettabile, che comunque causa dei problemi ogni tanto,
potete immaginare se tu vivi in un ambiente dove invece di fibra ne hai centinaia di migliaia, li hai se non milioni? Ecco qual è il problema. Qual è la domanda dalla chat? Guarda, la domanda viene da Stefano Bilotti, con cui dopo saremo in collegamento, e praticamente ti chiede se, se sei a conoscenza, e magari ci potresti illustrare, se sicuramente sarai a conoscenza, di un procedimento che inertizza l'amianto. Praticamente dice che viene cotto e ritorna con struttura di tipo minerale non volatile. Sì, allora, l'amianto può essere, cioè, si smaltisce in due modi, o con un trattamento termico, quindi in un forno, oppure in discarica. Trattarlo chiaramente in discarica significa che noi eliminiamo quasi il problema, concentriamo in una macro area tutto lì, però lì resta nei secoli a venire, perché siccome è un minerale, poi fra l'altro l'amianto, voglio dire, è proprio una fibra indistruttibile, quindi l'ideale sarebbe proprio quello che dice Bilotti, vale a dire il trattamento termico. Generalmente, a secondo il tipo d'amianto, se si tratta di un serpentino oppure di un anfibolo come può essere l'acrocidolite, che è molto diffuso, per esempio, ecco, l'acrocidolite trattata a 1400 gradi centigradi, allora diventa poi dopo un prodotto che può essere, cioè cambia completamente la sua morfologia, cioè la fibra cambia, cioè non mantiene più la propria caratteristica di corpuscolo infinitesimale, allungato e sottilissimo, un po' appuntito, e quindi con il rischio di incastrarsi nei polmoni. Cambia completamente questo trattamento termico. Addirittura dopo questo trattamento il prodotto che ne esce fuori può essere utilizzato, diciamo, in edilizia come inerte, senza, non crea nessunissimo problema. Il problema chiaramente è nei costi, perché capirai che trattare l'amianto a 1400 gradi significa avere un'attrezzatura speciale che comunque ha dei costi energetici notevoli. Ti verrebbe quasi da dire portiamo tutto l'amianto nella bocca dell'Etna, allora lì il problema lo risolveremmo, però capirei bene che anche in questo caso ci sarebbero dei problemi tecnici notevoli. In Italia parliamo di qualche cosa ad oggi a smaltire pari a 32 milioni di tonnellate. Anche questo lo dico sempre, ma è bene che lo ripetiamo per far capire ai nostri ascoltatori quello che è il problema amianto in Italia. Noi abbiamo in Italia 32 milioni di tonnellate di cemento amianto da smaltire, la maggior parte sono distribuiti fra 60.000 km di tubi, per parte minoritari i cassoni dell'acqua, per parte stra maggioritaria invece le onduline e le tegole di Eternit sui tetti, che sono pari a 2,5 miliardi di metri quadri. Se con la bacchetta magica potessimo raccoglierli tutti e metterli in un posto, uno in fila all'altra, noi copriremmo un'estensione territoriale di 50 km per 50 km, pensa tu. Quindi anche il problema dei costi per smaltire ad opera d'arte 32 milioni di tonnellate di prodotti contenenti amianto, anche questo è un costo ed è un problema notevole. Tant'è vero che in Italia le discariche sono pochissime e la maggior parte dei prodotti che vengono smaltiti in Italia legalmente attraverso le ditte autorizzate si conferiscono poi dopo in discariche che generalmente si trovano in Germania. E non lo so se dalla chat ci sono altre. No, non ci sono altre domande. Io volevo soltanto porti una cosa, tornando al discorso. Io come t'anticipavo prima, la mezz'ora vola, infatti è già quasi sì, volata. Sì, ci siamo fumati 25 minuti come niente. Sì, sì, no, volevo infatti utilizzare questi ultimi minuti per chiederti una cosa. Questo processo per i danni dell'Eternit, che tu sappia, abbiamo talmente divagato che poi dal processo non abbiamo parlato. No, infatti, io su quello volevo tornare un attimo con una domanda, chiederti se è il primo o l'unico di questo tipo per i danni da amianto, e se è l'unico, se è, diciamo, in qualche modo per la prima volta in campo di giustizia abbiamo fatto scuola, se possiamo allora, dire questo. L'Eternit ne ha avuti tanti di processi, però sempre scaturiti da singoli episodi, da singoli lavoratori. Questo è il primo e unico vero maxi processo all'Eternit, che si sta celebrando a Torino e ricomincerà con la requisitoria della difesa che chiude il processo, poi ci sarà la Camera di Consiglio
prevedo che fra nel mese di ottobre, cioè entro la fine dell'anno, sicuramente avremo la sentenza. E tutti gli altri processi all'Ethernet sono stati casi isolati, molti sono stati addirittura spenti attraverso una transazione fra le parti, e questo vale per l'Italia e per il mondo. Se parliamo del mondo, poi non abbiamo un bando globale su questa fibra, perché ad esempio in Europa è bandita dappertutto, però nel resto del mondo non è così. Se parliamo del mondo molto evoluto, e poi anche qui potremmo dire tante cose, parliamo del Canada, sì. Cioè in Canada l'amianto si estrae, però a casa non se lo tengono, lo esportano, sono bravi. Però paesi come il Brasile, la Cina, l'India, siamo come negli anni 50-60 in Italia, l'amianto si utilizza tranquillamente. Ma almeno a livello europeo ci sta una moratoria oppure una messa al bando? No, a livello europeo c'è il bando totale, cioè in tutta Europa, l'Italia è arrivata quasi per ultima nel 1992, c'è il bando totale sull'importazione, la commercializzazione, l'estrazione. Noi in Italia fra l'altro abbiamo la famosa miniera di Ballangero, che avesse chiusa chiaramente, quindi avevamo una cava di amianto importantissima, una delle più grandi, anzi la più grande d'Europa. L'amianto in Italia in natura si trova, è abbastanza diffuso, perché è diffuso su tutto l'arco alpino, in Toscana, in Calabria, in Sicilia, anche in Basilicata. E, per ritornare e chiudere, altrimenti togliamo troppo spazio alla trasmissione che ci segue, e per ritornare un attimo al processo, il procuratore Guariniello, il pool di pubblici ministeri che guida questo maxi processo, quindi la parte civile, quello che dicevamo prima, gli imputati sono due, quello che dicevi tu, un miliardario svizzero proprietario dell'Ethernet che si chiama Stefan Vitaini, e poi il barone De Cartier, anche lui proprietario, comproprietario dell'Ethernet, una multinazionale che ancora esiste in Svizzera e che fa i suoi affarucci nel resto del mondo dove glielo consentono, a scapito dei lavoratori. E il pubblico ministero ha chiesto per questi due 20 anni di carcere fra la pena base e gli accessori. Perché? Il pubblico ministero ipotizza e ha portato alla valutazione del tribunale, poi il tribunale metterà la sentenza, ha portato tutta una serie di prove che saranno valutate, che puntano a provare la colpevolezza attraverso che cosa? Attraverso il fatto che queste persone sapevano già fin dagli anni 60 che l'amianto era cancerogeno, perché c'erano fior di dati scientifici che lo dimostravano, e questi signori qui per mero profitto hanno fatto di tutto per dissimulare, per nascondere, per fare in modo che non emergesse. Questo è costato la vita a migliaia di lavoratori, a decine di migliaia invece di persone che non hanno avuto nemmeno mai niente a che fare con l'Ethernet. Pensiamo alle mogli e ai figli degli operai che non hanno mai messo piede negli stabilimenti e che hanno preso il mesotelioma pleurico per il solo fatto di lavare la tuta del marito sporca di polveri d'amianto, ha avuto solo la colpa di andarsi a guadagnare il pane la mattina per andare a lavorare in fabbrica, alla fabbrica dell'Ethernet. Loro, tutta, secondo l'accusa, tutte queste cose qua loro le sapevano, e quindi da qui è venuta fuori questa richiesta pesante. Non solo, dicevo prima, questa condotta, secondo la ricostruzione dei pubblici ministeri, è stata fatta con dolo, cioè loro lo sapevano, e in più quello di cui loro sono accusati è proprio di disastro ambientale, che ancora continua e continuerà ancora per non si sa quanto tempo, fino a quando, ecco, in Italia verranno smaltiti questi 32 milioni di tonnellate di prodotti contenenti amianto. E tu devi pensare che dal 92, entro 6 mesi, le regioni dovranno fare le leggi per fare i piani di bonifica dell'amianto regione per regione. L'illuminata d'Italia è la regione Emilia-Romagna, che ce l'ha fatta in tempi brevi, ed è la regione più avanzata, è rimasto poco da bonificare lì. L'ultimo in ordine di tempo, la mia amata e beata Calabria, che è con soli 18 anni e mezzo di ritardo, ha fatto una legge dove dentro non ci ha messo nemmeno un euro, ci ha messo 250.000 euro quest'anno giusto per mettere in piedi la struttura che deve studiare come fare il censimento, e per gli anni a venire 200.000 euro per mantenere questa struttura. Figuriamoci arrivare ai censimenti, alle bonifiche. Ma io con questo, Gianni,
Sì, Marco, sì, infatti. Concludiamo, quindi soltanto un'ultima parola conclusiva. Io dico che moriamo di amianto, non abbiamo saputo gestire questa cosa che è cancerogena, da tempo si sa. Moriamo di rifiuti, di mondezza, chissà che cosa sarebbe. Abbiamo parlato prima con Maurizio Bagnanti, che ha rappresentato infatti, altri rifiuti, chissà che sarebbe successo se avessimo dovuto gestire anche il nucleare. Pensa un po', hai detto delle parole veramente sante. Ai prossimi aggiornamenti, ti diamo appuntamento con i prossimi aggiornamenti su questo processo, e non tagliamo ulteriormente lo spazio che segue. Ti ringraziamo, Marco Martese. Scusami, come aggiornamento, io penso, se c'è l'udienza e tutto quanto va bene, e riesco a reperirla, possiamo già fare un aggiornamento domenica prossima o nelle settimane successive. In ogni caso, Lacrime d'Amianto continua, seguirà il processo e seguirà l'evoluzione che merita, insomma. Grazie a Marco Marchese. Bene ragazzi, è stato molto interessante anche questa trasmissione. Adesso corriamo velocemente, torniamo un attimo nello studio, chiudiamo la comunicazione con Marco Marchese, se ce la facciamo naturalmente, eccoci qua, dovremmo farcela, sì, e aggiungiamo invece alla chiamata Stefano Bilotti, che è il neo segretario dell'Associazione Radicale Rientro.